Ciao, sono Giovanni e questo è 1KST. Bentornati a tutti voi ragazzi. Oggi proviamo a fare la prima lezione che riguarda la presa di appunti e la schematizzazione. In questa ci dedicheremo in particolare alla presa di appunti, cioè prendere appunti col metodo Cornell. E per far questo ho scelto una lezione abbastanza interessante che riguarda le teorie sociologiche sulle gang, sulla creazione delle gang, la formazione delle gang e in particolare gli autori Cohen, Clover, Deholin. Tenete conto che intanto ho già preso gli appunti, immaginiamo di aver preso gli appunti appunto durante una lezione all'università e vedrete che ho già scritto gli appunti come descritto nell'articolo nella prima parte, nel foglio appunto di destra, quello in cui vediamo tutte le cose che vengono scritte mentre il professore parla, e ho già scritto nella parte in alto il titolo della lezione e quali saranno gli autori o comunque gli argomenti che andremo a trattare. In particolare oggi vedremo che andremo a parlare di alcune cose delle gang, della subcultura, di quella che si chiama teoria della formazione reattiva di Cohen e le teorie delle bande giovanili. Questa lezione ha l'obiettivo di portarci a capire appunto come prendere appunti, però anche imparando magari qualcosa di interessante, capendo il concetto di cultura, di subcultura, come si creano le bande giovanili e perché si creano, secondo Cohen almeno, il crimine e le gang, cioè capire un po' come si entra nella carriera criminale secondo gli autori che verranno citati. Iniziamo proprio col dire che le teorie criminologiche degli anni 50 e 60 hanno avuto come obiettivo scoprire che cos'è, come si crea la delinquenza giovanile, cioè nelle organizzazioni sociali perché e come, in che contesto si sviluppano la delinquenza giovanile e i suoi derivati. Vedete che abbiamo iniziato a scrivere delinquenza giovanile, origine e contesto in cui si sviluppano. Il concetto che è stato esaminato moltissimo è stato il concetto di cultura. La cultura è un insieme di conoscenze, fede, arte, morale, leggi, usanze, altre capacità che l'uomo acquisisce come membro della società, e questa è una definizione che viene data da Taylor nel 1958. Notate come abbiamo preso l'appunto qua: conoscenze, fede, morale, legge, usanze, capacità acquisite da uomo in società. Vedete, è già un modo molto comune di prendere appunti scrivendo in una maniera, diciamo, più semplice possibile, evitando di essere troppo precisi. Poi abbiamo visto, o possiamo vedere, che qui è il concetto di subcultura, perché come nasce. Abbiamo detto che la cultura è quel complesso di conoscenze, arti e morali. È un concetto molto relativo, così si vengono a creare dei sottogruppi dell'uomo con altri individui che condividono altri valori che non sono magari dominanti in quel contesto, ma sono dominanti in un altro contesto. E lo studioso che più si è occupato di questo discorso è stato un signore, si chiama Albert Cohen, che ha parlato di devianza negli anni 50, parlando della cultura delle bande giovanili nelle grandi metropoli americane, perché ha visto che queste metropoli erano in alcune zone molto classiste e ha notato che la causa di questa nascita di sottoculture era una specie di irrisolto. I giovani avevano di fronte un modello di vita medio che era il più accettato, ma loro facevano spesso una vita povera, quindi la vita media era considerata la normalità dell'American way of life, e loro invece erano un po' una condizione di vita molto più difficile all'interno delle metropoli, con una crisi fortissima di valori, e quindi la loro vita povera non gli permetteva di arrivare a un livello normale di vita per come era considerato, e quindi diventavano quelli che lui chiamava dei delinquent boys, già da bambini addirittura.
Perché succedeva questo? Dice Cohen perché i ragazzi della classe media erano normali e avevano accesso a tantissimi parametri di valutazione che riuscivano effettivamente a soddisfare, ma i ragazzi delle classi più disagiate avevano un deterioramento delle condizioni di vita e quindi avevano dei parametri di valutazione nella loro classe che non riuscivano a soddisfare, quindi venivano valutati in base a quanto avrebbero condiviso i valori, gratificato se stessi, o aspettato di gratificare se stessi, quindi quanto avrebbero lavorato, si sarebbero impegnati in attesa di una gratificazione futura, a quanto avrebbero costruito obiettivi a lungo termine e a quanto rispettavano le volontà altrui. Ma loro, poverini, erano svantaggiati, mal equipaggiati in questa competizione e quindi iniziano a perdere terreno e hanno quella che Cohen definisce frustrazione da status, cioè una reazione molto negativa contro gli standard culturali del tempo che li fa diventare provocatori, negativi, irrazionali e a un certo punto li fa sentire a proprio agio in una cultura delinquenziale. Cultura delinquenziale all'interno della quale più si trovano bene, più si trovano bene, più delinquono, più hanno rapporti stretti con membri delinquenti di quella cultura e più delinquono. Cohen ha evidenziato anche delle caratteristiche delle bande, sono bande che vengono definite versatili perché hanno tanti diversi comportamenti violenti. Edoniste, sono edonisti perché vogliono soddisfare obiettivi e bisogni immediati, sono autonomi perché sono molto ostili verso chi non fa parte di quelle bande. E poi Cohen ha trovato anche che erano molto maschilisti perché vedevano che le donne erano in grado o comunque avevano più responsabilità nel crescere i figli e loro per opposto, per formazione reattiva, come dice Cohen, fanno un po' i duri per reagire a questa situazione. Terminiamo questa parte dicendo che poi ci sono stati anche degli altri autori, in particolare Clover Deholin, che hanno integrato le teorie di vari studiosi, Durkheim, Merleau, Shomon, Kay, Sutherland, e che dall'unione delle teorie di Cohen, Clover, Deholin è uscita fuori una teoria che si chiama teoria della diseguaglianza delle possibilità, in cui, tra le altre cose, si dice che l'agire deviante deriva da un diverso accesso che le persone hanno ai mezzi sia legittimi sia illegittimi. A questo punto inizia la parte veramente interessante, che è una parte di sintesi e elaborazione di quello che abbiamo scritto durante la presa di appunti, appunto, mentre eravamo a lezione. Come sappiamo, secondo il metodo Cornell, dobbiamo scrivere nella colonna di sinistra, quella più stretta, quella che vedete qui, una serie di parole o piccole frasi che ci servono per riassumere, elaborare, rendere più sintetico, appunto, comprendere meglio e avere in meno spazio quello che abbiamo scritto mentre prendevamo appunti. Facciamo attenzione: innanzitutto, non è detto che dobbiamo scrivere una sola parola, che dobbiamo scrivere le parole chiave, anche se in realtà, bene o male, di quello stiamo parlando. Tra l'altro, non è detto che dobbiamo scrivere proprio tutto, 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 perché a noi interessa avere qui un punto di riferimento per andarci magari a cercare le cose veramente più importanti qui dentro, che saranno quelle che ci serviranno per memorizzare, per studiare quello che abbiamo necessità di ricordare per l'esame. Notiamo che cosa abbiamo scritto in questa colonna. Siccome abbiamo parlato di delinquenza giovanile, abbiamo scritto delinquenza. Abbiamo parlato di origine e contesto in cui nasce la delinquenza giovanile, abbiamo scritto origine e contesto. Abbiamo parlato di cultura, non siamo andati a scrivere esattamente che cos'è la cultura secondo Taylor nel 1958, però abbiamo scritto cultura, Taylor, 58 e qua accanto ritroviamo quello che ci serve. Abbiamo parlato di subcultura, e qua ricordiamo già che cos'è. Abbiamo parlato del signor Albert Cohen, di devianza e conflitto, come nasce il conflitto tra classe media e povertà, che una di queste è non la normalità e quindi nasce una crisi dei valori, una vita nella metropoli che non è esattamente agiata e già i bambini iniziano piano piano a essere dei bambini delinquenti perché crescono in questo modo in quanto sottoposti a dei modi di valutazione che loro non condividono e non riescono a sostenere. I parametri di valutazione erano appunto
la condivisione delle cose che hanno, l'aspettare nell'attesa appunto di una gratificazione posticipata, gli obiettivi creati e mantenuti a lungo termine, il rispetto degli altri e della proprietà degli altri. Questi bambini in una condizione di svantaggio, diventano ragazzi, continuano a essere svantaggiati, perdono un po' terreno, sentono di avere frustrazione, quella che si chiama frustrazione da status, e hanno una reazione negativa che li porta a essere provocatori, violenti, irrazionali, e che li fa stare a loro agio con altri individui delinquenti, con cui stringono rapporti stretti, e più li stringono stretti e più appunto hanno comportamenti delinquenziali. Queste bande, queste gang hanno comportamenti delinquenziali che sono versatili, violenti in vari modi, hanno una forte autonomia, abbiamo detto, sono edonisti e sono maschilisti, ricorderemo che cosa abbiamo detto. Subito dopo abbiamo parlato anche del lavoro fatto da Clovardeolin nel periodo successivo e dell'unione delle due teorie che ha portato a quella che si chiama teoria della diseguaglianza delle possibilità, con il discorso sul diverso accesso a mezzi legittimi e illegittimi. E finalmente siamo arrivati all'ultima parte del nostro foglio di appunti preso col metodo Cornell. Come sapete, in questa zona dobbiamo riassumere semplicemente in poche frasi quello che abbiamo studiato in questa lezione, cioè durante la presa di appunti. Come? Con delle frasi molto sintetiche, non necessariamente corrette, neanche dal punto di vista teorico. Ci servono solo per darci un orientamento e per dare alla nostra mente un appiglio per ricordare il più possibile le cose che abbiamo studiato. Vi renderete subito conto che a forza di fare questi progressivi riassunti e di scrivere queste cose, vi ritroverete a ricordare moltissimo oggi stesso, quando finirà la lezione, di quello che abbiamo studiato insieme sulla creazione delle gang, delle bande giovanili e dei comportamenti delinquenziali. Guardate che cosa abbiamo scritto. La delinquenza giovanile nasce nello scontro tra culture, si crea una subcultura, è impossibile per questi ragazzi sostenere i parametri di valutazione delle classi medie e quindi hanno una frustrazione da status che li porta a reagire in maniera negativa. I ragazzi iniziano a stare a proprio agio con delinquenti, avere rapporti stretti con altri ragazzi delinquenti e diventano violenti, vogliono tutto e subito, si isolano perché considerano quelli esterni rispetto alla propria subcultura come altrettanto negativi e diventano anche, secondo le ricerche, maschilisti. La teoria successiva è stata quella della diseguaglianza delle possibilità, che dice che c'è un accesso diverso delle diverse classi sociali a mezzi legittimi e illegittimi. Eh sì, in effetti questa lezione è proprio una figata. Abbiamo imparato a prendere appunti col metodo Cornell. Finalmente abbiamo visto nella pratica come si fa, e questo ci dà la base per studiare poi, o meglio, per imparare a prendere appunti e a studiare non solo mentre siamo a lezione, ma direttamente sui libri, con le prossime lezioni sugli schemi. Ricordate una cosa importantissima: nel metodo Cornell, o comunque quando prendiamo appunti in generale, non bisogna scrivere né troppo né troppo poco. Abbiamo visto che abbiamo scritto ogni tanto una parola, due parole, tre parole, delle frasi molto brevi, ma la cosa più importante è il processo di elaborazione che ci ha portato dalle frasi scritte nella colonna destra alle parole o brevi espressioni scritte nella colonna sinistra, alla breve sintesi che abbiamo fatto a fondo pagina. Approfondiremo questo metodo di prendere appunti e di schematizzare, e soprattutto la comprensione profonda del testo, nelle prossime lezioni. Nel frattempo, se non lo avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi col link che trovate qui sotto al corso gratuito 1KSD e dite di farlo alle persone a voi vicine, alle persone che conoscete che possono trovare utili le nostre lezioni. Più ci sosterrete con i vostri like, commenti e condivisioni, più avremo la possibilità di regalarvi tante altre lezioni gratuite per imparare a studiare nella maniera migliore possibile, in modo perfetto, intelligente e senza ansia. Ciao ragazzi, ci vediamo nella prossima lezione.